e in costruzione a Teramo, nel quartiere di Colle Parco, la fabbrica del benessere. Si tratta di un progetto edilizio che prevede abitazioni a canone sostenibile per 120 famiglie e spazi destinati alla salute con poliambulatori di medicina di base, farmacia, riabilitazione, ma anche fitness con piscina e percorsi naturalistici. Il nuovo villaggio sorgerà vicino all'Università di Teramo ed è stato ideato e realizzato dall'Atena Costruzioni. La Housing Care vuole essere una diversa filosofia dell'abitare. Da una parte soddisfa il bisogno di avere una casa a prezzi calmierati e dall'altra quello della salute e del benessere. La nostra idea è quella di trasformare la casa in un luogo di cura, nel senso che la casa rimane casa e noi, queste sono case che noi costruiamo, speriamo anche molto bene, e che verranno concesse in affitto a canone calmierato. Ma nel borgo che stiamo realizzando stiamo predisponendo gli spazi e stiamo costruendo le condizioni perché ci sia una forte offerta sanitaria che si rivolge sia all'interno del borgo, cioè alle 400 persone che stimiamo andranno a vivere in questo borgo, ma anche al quartiere e alla città. La fabbrica del benessere di Colle Parco è stata pensata soprattutto per anziani soli, pazienti in riabilitazione, studenti o giovani coppie. Un villaggio attento alla salute e altamente tecnologico. Questa fabbrica del benessere è particolarmente tecnologica, in che cosa? Bene, fin dal primo approccio progettuale l'elevata qualità dei servizi che volevano essere erogati alla persona all'interno di questo complesso hanno reso quasi obbligatorio un approccio diverso alla progettazione impiantistica, che non poteva essere tradizionale perché non avremmo potuto erogare servizi ad alta qualità, come ad esempio un approccio basato sulla building automation permetterà. Building automation vuol dire automazione dell'edificio, automazione del complesso, integrare tra di loro impianti che tradizionalmente sono pensati separati.